pronto soccorso digitale con il professor Marco Camisani Calzolari. Ed eccolo anche qui, subito. Eccoci. Pronto per affrontare un'altra puntata del pronto soccorso digitale. Quindi avete dei problemi con il vostro smartphone, PC, insomma, avete dei dubbi? Ecco, allora scriveteci per le prossime puntate sulla mail di unomattinainfamiglia@rai.it oppure sulla nostra pagina Facebook Mattina Rai 1 oppure ancora su Twitter. Allora Marco, iniziamo subito con una notizia, una buona notizia per tutti i genitori, ma anche per i ragazzi che vanno a scuola, perché è arrivato lo zaino digitale. Allora spiegaci subito di che cosa si tratta. Sì, perché in realtà gli zaini con i libri pesano, si sa, è un grosso problema, e qui il digitale viene in aiuto, ma soprattutto l'Associazione Italiana Editori, la IE, ha raccolto una serie di editori, ha raggruppato, che in sostanza ti permettono di avere la versione digitale del libro che compri. Quindi compri un libro, dopodiché c'è un codicino che inserisci nell'applicazione e ti permette di scaricarlo, di vederlo. Fantastico. E questo fa sì che se anche le scuole si adeguano e non solo gli editori... Dici bene, se anche le scuole e gli editori si adeguano. Brava. Perché attualmente non tutte le scuole, chiaramente non tutti gli editori si sono adeguati a questo zaino digitale, per cui sarebbe un'ottima soluzione per tutti i ragazzi. Ragazzi che si devono portare dietro tutto quel fardello di libri sulla schiena. Io ne so qualcosa, infatti ne pago ancora le conseguenze, perché gli zaini sono davvero pesanti. Brava, infatti, bisogna insomma lasciare che ci vuole un po' di tempo, no? Perché ovviamente il progresso ha i suoi tempi e così via, però insomma, meglio tardi, forza, che mai. Prendiamolo per le corna il progresso, come dire, perché in realtà molto spesso è già presente e aiuterebbe anche i ragazzi in questo caso. È vero, bravo Marco. E adesso invece diventiamo istituzionali con il nostro sportello digitale, che in questa puntata, diciamo, ci aiuterà a muoverci nel mondo, nel settore della pubblica amministrazione. Allora, di cosa ci parli oggi? Ma se si ha la necessità, la voglia, il desiderio di intraprendere la libera professione, di aprire una partita IVA, di incominciare a lavorare in un modo diverso, no? Perché magari si vuole smettere di fare l'impiegato, oppure si vuole fare, insomma, in modo, come dire, alternativo al lavoro che si fa, si vuole cambiare in qualche modo lavoro, anche l'online vi aiuta. C'è il registro delle imprese, che è il registro informatico di fatto, presso il quale le imprese devono iscriversi, ed è possibile andare e fare una serie di verifiche, anche iscriversi online, eccetera, e si trova presso il sito registroimprese.it. Argomento interessante anche in visione della necessità degli ultimi anni proprio di doversi in alcuni casi, purtroppo, dico purtroppo, reinventare un lavoro. Sì, quindi quello... ottima, insomma, buona notizia. Brava. Cambiamo adesso totalmente argomento, perché passiamo all'appuntamento con la bufala della settimana. Ma sai che sono sempre attenta, no, a tutte queste nuove definizioni con le quali appunto vengono classificate le bufale. Per esempio, bufala cliché, no. Che ritorna. Però ci sono poi le bufale cicliche. Brava, le bufale cicliche. Insomma, brava, ce ne sono tante. Ci sono queste bufale, ce n'è una pazzesca che ma allora voglio dire che ritorna sempre. Ma non sono bufale punto, no, ma sì, sono un po' bufale in modo diverso. C'è questa qui del calendario cinese strano che porta fortuna. Allora, la bufala dice: questo mese di gennaio, per esempio, è molto speciale, avrà 5 venerdì, 5 sabati e 5 domenica. Questo succede una volta ogni 823 anni, e quindi grazie a questo potrei avere sacchi di denaro, eccetera. In realtà non è vero, altro che 823 anni. Per trovare un mese con 5 sabati, 5 domenica e 5 venerdì, basta andare indietro di pochi anni. Già nel maggio 2015 era così, si era ripetuta la stessa combinazione, e di nuovo a marzo 2013, e di nuovo a luglio 2011, insomma, non, è una bufala, non ci credete subito. Verificate, controllate, cercate, mettete in dubbio sempre la fonte. Bravo, bravo Marco, fai bene sempre a ricordarlo. Però com'è possibile che, pur essendo state ripetutamente smentite, non vengono una volta per tutte arginate? Perché? Perché la gente ha il desiderio, spesso, un po' tutti noi se ci pensi, di credere. Viene spontaneo, è l'umano. Se fossimo dei software, avremmo un baco come i software. Bisogna aggiustarlo questo baco, e quindi cercare di sforzarci e dire: aspetta, voglio vedere meglio, voglio capire di più. Un po' così. Allora, la volta scorsa, no Marco, io
ti ho chiesto, che non ho ben capito, una funzione del cellulare che si chiama time lapse. Wow. Allora, ecco, mi avevi promesso che l'avresti spiegata. Ho detto, te la spiego in diretta. Per ed la sottoscritta, qua, ma anche magari per tutte quelle persone che ancora non la conoscono, ecco, Marco adesso ci spiegherà veramente e cosa funziona, come funziona questa, esatto, questa allora, applicazione. Adesso la vediamo peraltro in questo video, ma il concetto di time lapse, ecco, guardiamo prima il video. Ascoltiamo. Senti che bello, questo è il respiro del pianeta. Ecco, allora, il respiro del pianeta è un video costruito sostanzialmente per far vedere quello che accade nel pianeta, l'acqua che arriva, l'acqua che se ne va, insomma, per viverlo da vicino. E per fare questo hanno utilizzato il timelapse. Molti telefoni, molti smartphone hanno la possibilità di scegliere nella telecamera questa modalità. Esatto. Come funziona? Si tiene lo smartphone fermo, perché è importante che sia fermo, perlomeno per fare un certo tipo di timelapse, e lui fa una foto ogni 10 secondi, per esempio. E quindi ogni 10 secondi poniamo che, come in quel caso, la laguna si svuota, e ogni 10 secondi c'è un pezzettino in più. Quando questo video, questa serie di foto, che diventerà un video, viene messa in sequenza, e di solito i video normali sono a 24 fotogrammi al secondo, lo vedi velocizzato. Ecco come mai, perché se ne fanno un po' di fotino ogni tanto. Ma che meraviglia! Beh, allora, insomma, potrei magari fare anche io filmati belli attenzione, come questi, se imparo ad usare il timelapse. Sì, attenzione a non fare lo stesso effetto, perché si potrebbe sembrare quello del film, quello del quello con la maschera nera, non mi ricordo come si chiama. Fa niente, andiamo avanti, andiamo a vedere che cosa sta combinando il tuo gemello virtuale. Dov'è? Eccolo, dove fa? È impazzito. Good morning, Marco. Sono Marco DJ e oggi vi parlo dalle mega giga frequenze di Uno Mattina in Famiglia. E oggi con noi abbiamo ospiti Marco Camisani Canzolari e Ingrid Buccitelli. Ma ho capito, ma cosa stai facendo? Ma no, sono tornato alle mie origini, la radio. Allora, la radio una volta si faceva con la vociola, no? Quella che è, ragazzi, eccoci qua. E nel 94 già mi ricordo che via radio spiegavo come usare internet, e un pochino di nostalgia. Tuttavia, se volete fare anche voi la radio, oggi potete farlo grazie ad internet. C'è un'applicazione che si chiama Spreaker e che vi permette di creare il vostro canale gratuito, un po' come se foste un DJ. Ciao ragazzi! E potete dire cose interessanti, trasmettere musica, insomma fare un po' quello che volete, sia in diretta sia registrando. Quindi basta cliccare il tasto on air e sei in onda. Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo collegamento. E il prossimo pezzo è... Adesso dico io, no? Allora, quindi ero un esperto, cioè, serio, vabbè, una volta. E poi piano piano ho incominciato a divertirmi, vengono fuori queste robe qua. Qui tutti noi possiamo fare DJ, speaker radiofonici con questa applicazione. Esatto. Dai, esatto, possiamo fare, l'importante è crederci. Ci crede, beh, io ci credo tanto, hai visto? Per spiegare le cose le faccio un po' anche divertenti, così si capisce. Sempre. E allora leggiamo adesso la mail di Mariana, che scrive: che differenza c'è tra i virus e malware, e come è possibile fronteggiare queste minacce online? Bravissima, bella domanda, perché in realtà il malware è una sottocategoria dei virus, perché il virus può fare una serie di cose, può rubare i dati, può spaccare tutto quello che funziona nel software, ovviamente, del computer, può far sì che qualcosa non funzioni, danneggiare con il semplice fine di danneggiare. Invece la categoria dei malware ha delle caratteristiche che di solito fanno proprio, è una sottospecie dei virus, e quindi fanno un certo tipo di danni, si replica poi molto spesso e così via. Per cui se uno ha un antivirus, se avete un antivirus, questo di solito copre anche tutti i malware. Mentre al contrario, quando comprate o installate un anti-malware, magari non copre tutti i virus, ma solamente un certo tipo. Okay. Questa è un po' la differenza. E comunque voi a casa continuate a scriverci, perché questa rubrica vive comunque e soprattutto anche grazie alla vostra interazione. E adesso chiudiamo in bellezza questo spazio con il nostro vivere social. Eh sì, perché il caffè oggi si può pagare con il bancomat. Si va là e si paga. Praticamente con le carte di credito tradizionali. C'era, però sai, la carta di credito poi in Italia non è ancora molto diffusa, mentre il bancomat ce l'hanno in molti. E queste macchinette nuove permettono di arrivare là, fare bip e pagare il caffè. Quindi via,
Adesso poi ti porterò su una macchinetta di colì, te la faccio provare. Ti offro il caffè. Dai. Vai. Allora, anche per oggi il nostro pronto soccorso digitale è arrivato alla fine. Marco, diamo appuntamento quindi alla prossima settimana, ma ricordiamo sempre che i nostri telespettatori possono cercarti su Facebook con il nome Marco Camisani Calzolari. Bravissimo. A sabato prossimo.